È un Lazio nascosto, quello della Valle di Amaseno, profonda provincia di Frosinone, abbracciata da rilievi dei Monti Ausoni e Lepini. Un'area tranquilla, poco nota, dove l'isolamento ha garantito non solo l'integrità del territorio, ma anche il benessere delle bufale qui allevate, sia in stalla che allo stato brado. Non a caso, ufficialmente indenni dal 2000 dalle malattie endemiche della specie. L'allevamento della bufala è presente da sempre in questa zona. È dovuto chiaramente all'abbondanza di acqua, all'abbondanza di pascoli, e da sempre esiste, tant'è che sono stati trovati dei teschi di bufala risalenti a circa 30.000 anni fa. E la qualcosa ha portato a una crescita del numero di animali allevati, che siamo arrivati a circa 14.000. Se facciamo riferimento al numero di abitanti, sono 4.000, avremmo circa 3 capi e passa per ogni abitante, e il tutto è suddiviso in 250 aziende agricole. Questo ci fa capire qual è l'economia portante del territorio. Questi animali, se ben trattati, hanno delle ottime performance. Non devono essere stressati dal punto di vista della produzione, e questo si riflette sul discorso dell'alimentazione. L'alimentazione non può essere troppo spinta. Basta alimentare questi animali con favino, con granella di mais, con fieno, e avremo un latte di ottima qualità. La qualcosa poi si riflette chiaramente sulla qualità della mozzarella prodotta con questo stesso latte. Bufale antiche, insomma, ma mozzarelle nuovissime, visto che Salvatore Rinna, vero pioniere del settore, ha deciso di iniziare a produrle solo nel 1993, interrompendo la consuetudine locale di vendere il latte di Amaseno ai caseifici campani. Ma quali le peculiarità di questa mozzarella ciociara? La mozzarella di Amaseno ha un gusto molto delicato che rispecchia le caratteristiche del latte con cui è prodotta. Noi siamo riusciti a produrre la mozzarella con latte appena fatto, siamo riusciti a destagionalizzare gli animali e riusciamo a seguire le richieste del mercato con la produzione del latte. È una mozzarella che non è salata, proprio per risaltare il gusto del latte, che si presta al consumo tal quale, alla possibilità di essere usata in cucina per le più varie composizioni. Pur rientrando la nostra zona nell'areale del DOP della mozzarella di bufala campana, nessuno dei trasformatori della zona ha ritenuto di aderire al consorzio di mozzarella di bufala campana stesso, in quanto non condividiamo alcune scelte di mercato, alcune scelte strategiche. Assaggiate comunque la nostra mozzarella di bufala di Amaseno, anche se non c'è scritto DOP sulla confezione, e vedrete che ne rimarrete entusiasti.